libica. Emigranti 237 sono alla fine sbarcati alla Spezia, salvati dalla nave Geo Barents. Sono saliti a bordo in tre diverse operazioni di soccorso. Questo, come sappiamo, è diventato un reato nel nuovo decreto del governo Meloni che prevede un solo salvataggio. Ora sono in corso i controlli sul diario di bordo proprio per verificare se le regole sono state violate. Poi toccherà al prefetto di La Spezia decidere anche sul possibile fermo amministrativo della nave. Poco fa si è saputo che per ora la nave rimarrà nel porto per almeno due giorni. L'ultimo tratto di navigazione della Geo Barents verso La Spezia è stato controllato dalle motovedette e dall'elicottero della Guardia di Finanza. Toccherà loro e dalla polizia salire sulla nave di Medici Senza Frontiere per controllare il diario di bordo e verificare eventuali violazioni del decreto Piantedosi. La nave delle ONG rischia una multa ed anche un fermo amministrativo se verrà accertato che non ha rispettato le regole che si fondano sul principio della rotazione dei porti, con la destinazione finale che deve essere raggiunta senza ritardo, entro il tempo stabilito dal ministro e senza eseguire quindi più di un salvataggio. La nave ne ha effettuati tre lungo la rotta. Il prefetto della città ligure, Maria Luisa Inversini, che dovrà valutare eventuali infrazioni e sanzioni, è lapidaria sull'argomento. Deciderò comunque in coscienza e con la massima serenità, con la competenza che ho maturato negli anni. Tutto questo accadrà dopo lo sbarco che è iniziato a pomeriggio inoltrato, dopo 100 ore di navigazione dalle acque tunisine e libiche. Il porto della Spezia è quello italiano più lontano individuato finora dal Ministero degli Interni e assegnato ad una nave dopo i salvataggi. A sbarcare per primi sono i bimbi e le donne. In tutto a bordo sono 237 migranti, tra di loro 87 minori, di cui 74 non accompagnati, praticamente un terzo delle persone soccorse in mare. I primi controlli verificano che tre migranti sono risultati positivi al tampone Covid. Una donna incinta, una frattura alle ginocchia, un'altra presenta ustioni sul corpo. Solo una ventina di loro resteranno in città, gli altri verranno portati in centri di accoglienza del nord Italia. Schierati sul molo della città ligure, oltre a medici, forze dell'ordine, ci sono anche gli uomini del Ministero degli Interni ed una schiera di politici, tra cui Abubakar Soumaoro. Durante gli sbarchi dal molo si alza qualche applauso. I migranti sono in territorio italiano. Per alcuni di loro i campi di detenzione libici restano un brutto incubo difficile da cancellare. E adesso